Ladies and gentlemen, hold on people, this is showtime, belli mia, belli di casa, iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale Profit, se non vi piace quello che dico, dato che lo dico no, perché all'Harley Davidson, dai, levate dal canale, è un momento dove la democrazia è come la bellezza dei miei capelli, vi lascio fare come vi pare. Ah, belli di casa, sto un po' sbattuto, un po' tanto. Ieri abbiamo festeggiato un anno di Via della Pace, quindi sto bello ciancicato, tanta gente, abbiamo raccolto $1,000 perché era tutto gratis, cioè no tutto, c'era da mangiare e da bere gratis, avevo offerto, e chi voleva poteva lasciare una donazione per il gruppo, il chapter, quindi il gruppo della ricerca sulla SLA di New York. Abbiamo fatto $1,000, quindi bellissima serata, grazie a chi ci ha sostenuto, e niente, parliamo di Lazio, ragazzi, c'è poco da c'è poco da fa, se domani non si vince so cazzi da cagà, chi è? Altro che Trilussa. Ragazzi, purtroppo domani è decisiva, perché ti puoi permettere il lusso di andare a Milano con 4 punti di differenza, di differenza, 4 punti di vantaggio, quindi che vuol dire che col Sassuolo devi assolutamente e obbligatoriamente vincere, non abbiamo scuse. Sassuolo è una partita difficilissima perché ha grandi alti e bassi che non è facile interpretare, c'è dei giocatori che delle partite fanno i fenomeni, altre c'è una gran paura di Berardi che costa questioni, che ci accostano, alla fine ci accosta lui. Come Ilic, no, Ilic ha dato la Lazio, manco corvere una cortolina. Quindi ragazzi, la partita è sicuramente delicata, sicuramente importante. So che la Nord, lo stadio ci sarà, so che la mia brigata ci sarà, so che sarà bellissimo, come è stata la trasferta che ho fatto appunto a Sassuolo, la mia prima volta a Sassuolo, all'andata, ed è stata appunto vittoriosa 2-0. Sì ragazzi, sta a piove, giustamente, che mi può dire, ma bene, no, quindi entriamo dentro in officina. Hello sir, how are you? Mazza, lei è buono, no? Quindi la questione è questa, ragazzi, sarà una partita fondamentale, sarà una partita decisiva. Sì, questo sì, anche là c'è la poca gente, sarà una partita decisiva, sarà una partita fondamentale, perché se vai a Milano con 4 punti di vantaggio ti puoi permettere un'altra sconfitta, diciamo, certo che avevi fatto 3 sconfitte fino a Torino, poi dopo ne fai 2 di fila, dovessi farne, vabbè, cioè io nemmeno pensavo. Quindi ragazzi, dobbiamo di fare, voi che potete andate mercoledì alle 9 da voi, mercoledì alle 3 da me, Tifate, abbiamo bisogno di tifare, abbiamo bisogno di stare vicino alla squadra, pure se siete incazzati tifate, pure se volete il culo tifate, pure se avete paura tifate, pure se va sentite galla tifate, perché siamo ancora lassù e io sono il primo a esserne un po'. Ragazzi, qui vicino a me c'è una delle bestemmie più grosse da quando l'uomo ha inventato i pistoni. Penso che si incazzerebbe pure Luigi psicopatico Alberto. Efe, che Efe, Efe de puta madre, Efe è un... No, pinche il caricatore elettrico, ora a sé. Cioè, l'Harley Davidson elettrica è come Luigi
tranquillo, non psicopatico. Comunque, raga, dai, a parte gli scherzi, vi voglio bene. Ricordate che noi volavamo l'altra striscia, noi. Eh sì. Ah, cosa importante. Oggi mi sta sul cazzo a me tanto Vieri, perché l'ho conosciuto di persona e è un coglione. Chi ha visto i miei video in passato sa come lo reputo, sa quello che ha fatto. Però non vi potete rompere cazzo, è stato un quarto d'ora che la Lazio sta allo stadio, che via se gli fate festeggiare, cioè, ma veramente è stata di, cioè veramente, ragazzi, è stata a fare una figura di merda spaventosa. Invece Simoncino, capisco la situazione, capisco la pressione, capisco che a Milano devono tutti cacciare via, capisco tanto Simo, e poi tu lo sai quanto ci tengo a te, anche perché soprattutto sei uno dei pochissimi signori che ci è stato vicino. Però un po' tavolo di risparmia. Se senti le parole di buonanima, Sinisa. No, vabbè. Noi volevamo l'artistician, forza Lazio. Ti famo, ti famo, ti famo.